E.T. è una pellicola del 1982 scritta da Melissa Mathison e prodotta e diretta da Steven Spielberg. Ha ricevuto 9 nominations agli Oscar, aggiudicandosene ben 4: miglior colonna sonora originale, migliori effetti speciali, miglior suono e miglior montaggio sonoro. E.T. è stato un successo immediato di critica e di pubblico, per parecchi anni il maggior incasso di sempre nella storia del cinema ed è ancora considerato uno dei più grandi film di tutti i tempi. Steven Spielberg cominciò a pensare a questo cult ricordando un suo amico immaginario che da bambino si era creato per superare un brutto momento, ovvero quello del divorzio dei suoi genitori. Ne parlò quindi con la sceneggiatrice Melissa Mathison, che in quel periodo stava scrivendo un copione su una famiglia americana che conviveva insieme a degli alieni. I due quindi unirono questi progetti e fu proprio lì che nacque il mito di E.T. Dopo 4 mesi di casting, la produzione non era ancora riuscita a trovare il bambino giusto per interpretare il protagonista. Spielberg era davvero sfiduciato, ma un giorno ai provini si presentò Henry Thomas, che dopo una prima lettura del copione un po' goffa, improvvisò una scena toccante e si mise a piangere. Stava pensando al suo cane, morto pochi mesi prima. Per il regista era perfetto e lo scritturò immediatamente. E ti telefono casa. Telefono casa. Vuole telefonare a qualcuno? Per aiutare i ragazzi nella recitazione, Steven Spielberg girò il film in ordine cronologico, seguendo quindi la naturale evoluzione della storia, e suggerì loro di improvvisare e di reagire come se si fossero trovati realmente in una situazione simile. Secondo quanto raccontato dai ragazzi, poi, a loro sembrava tutto vero, compreso E.T., erano convinti che fosse vivo. Io ho l'assoluto... Tu hai l'assoluto potere, sì! Il regista voleva che l'aspetto dell'alieno rimanesse ben impresso nella mente degli spettatori e pose solamente una condizione al team degli effetti speciali. Doveva avere gli occhi grandi e molto espressivi. Per realizzare quindi il viso di E.T., quello che vediamo oggi, la squadra unì graficamente 4 volti, quello di Albert Einstein, quello di Ernest Hemingway, quello del poeta Carl Sandburg e perfino quello di un cane, un carlino. Forse è una scimmia o un orango. Una scimmia calva. Sarà un maiale, guardate come sta a tavola. La progettazione dell'alieno fu affidata all'italiano Carlo Rambaldi, con cui Spielberg aveva già collaborato in incontri ravvicinati del terzo tipo. Rambaldi realizzò 3 tipi di E.T. che si adattavano per le diverse tipologie di scene. Uno meccanico a grandezza naturale, alto 1,20 m per le inquadrature da lontano. Un altro elettronico, usato per i primi piani, le cui espressioni facciali erano mosse da un motore all'interno del viso. E infine una tuta, un costume per i movimenti più rapidi, sempre di 1,20 m, indossata da degli attori che avevano la stessa altezza dell'alieno. Alla fine il lavoro di Rambaldi fu premiato e la pellicola si aggiudicò il premio Oscar per i migliori effetti speciali. Per il tono di voce di E.T., Steven Spielberg cercò diverse fonti di ispirazione. Dapprima registrò i versi di molti animali, poi il russare notturno di sua moglie raffreddata e poi ancora, pensate, perfino un suo rigurgito. Alla fine il regista scelse Pat Welch, un'anziana signora, una casalinga che aveva la voce molto roca perché fumava tantissime sigarette al giorno, più di 2 pacchetti. Alla fine la donna registrò tutto in 9 ore di lavoro e fu pagata $380. Oi oi. Smettila, oi, no, oi. Smetti. Oi oi. No, è finto il coltello, dai, è finto! Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che inizialmente i giovani attori non riuscivano a recitare bene insieme a E.T. perché l'alieno aveva gli occhi troppo distanti e non sapevano come guardarlo in maniera corretta. Dopo le prime registrazioni che fecero sorridere il regista perché erano un po' impacciate, Spielberg diede loro un consiglio, ovvero quello di selezionare un occhio e guardare sempre quello per tutte le scene che da lì in poi avrebbero registrato. Problema risolto.
Inoltre, il grande successo del film portò la Universal a realizzare numerosi articoli legati alla pellicola, come pupazzetti, magliette, oggetti per la scuola e così via. Di quel merchandising è però rimasto famoso un videogioco per la console Atari 2006, considerato il più brutto videogame della storia, praticamente ingiocabile. Fu un insuccesso totale, la Universal decise di ritirarlo dal mercato e di seppellire tutte le cartucce invendute in una discarica del Nuovo Messico. Nel 2014 quelle cartucce sono state recuperate e vendute come cimeli. Infine, cavalcando l'onda del successo planetario, Steven Spielberg più volte valutò l'idea di realizzare altri capitoli di E.T. Avrebbe voluto girare un prequel ambientato sul pianeta dell'alieno con protagonista solo lui e successivamente un sequel con i ragazzi rapiti da una razza extraterrestre sconosciuta e riportati sulla Terra proprio da E.T. Questa pellicola si sarebbe dovuta intitolare E.T. 2, Nocturnal Fears, Paure Notturne, e avrebbe svelato il vero nome dell'alieno, ovvero Zrek. Come sappiamo, alla fine il regista optò per non girare altri capitoli e macchiare quello che tutti considerano un capolavoro. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come E.T. l'extraterrestre. E.T. Enrico.